Ciao a tutti amici di Speedy News, buona domenica a tutti e bentornati qui su Speedy News, pronti con un nuovo video. Per chi ancora non fosse iscritto al canale, mi raccomando, fatelo ora, iscrivetevi subito, ricordandovi di cliccare sempre sulla campanellina per tutte le notifiche in tempo reale sui nostri ultimissimi video. E poi ancora, perché no, un bel like, abbonamenti o donazioni attraverso i super grazie. Ed un super grazie sono io a voi che lo dico per il sostegno e per il seguito. Grazie, grazie di cuore veramente a tutti. Quindi parliamo in questo video di una novità. Questa novità si chiama RED, Reddito Europa Diritti. Questo sta a significare. E si tratta appunto di una novità per il nostro paese. Ma andiamo per gradi. Dal 18 al 24 settembre, quindi si conclude oggi. In tutto il mondo si sta svolgendo la sedicesima edizione della settimana per il reddito di base universale per tutti. L'obiettivo qual è? È quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e sulla proposta del reddito di base universale per tutti. Il metodo è quello che le reti ed i sostenitori del reddito di base organizzino in modo autonomo forme di comunicazione e di informazione per dare appunto maggiore visibilità possibile al tema del reddito universale. L'obiettivo è allargare la sfera dei sostenitori facendo conoscere appunto questa proposta, la proposta del reddito di base. In Italia una nuova associazione per il reddito di base, RED appunto, si è costituita proprio in questa settimana, quindi è nuovissima, è una novità e l'obiettivo è di porre con forza il tema del reddito di base incondizionato sul tavolo dell'agenda politica italiana perché ormai urgentissimo. Quindi anche l'Italia entra a far parte appunto del movimento internazionale riguardante appunto il reddito universale di base con una sua associazione tutta italiana, il cui obiettivo è, ripeto, sensibilizzare l'Unione pubblica e mettere sul tavolo dell'agenda politica italiana il tema del reddito universale di base, perché appunto ritenuto urgentissimo. Proprio oggi le proposte del RED, appunto Reddito Europa Diritti, ve lo ripeto, sono state presentate con un sit-in in Piazza del Nettuno a Bologna dalle 11:30 alle 12:30. Questa associazione evidenzia che non c'è più tempo da perdere. Il reddito di base incondizionato non può più essere considerato una cosa impossibile, un'utopia, ma va considerato, stando a quanto riporta questa associazione, che si muove in questa direzione, appunto, come una soluzione da adottare al più presto, anche se in maniera diluita nel tempo, con un piano di più anni che porti nell'arco al massimo di un decennio all'erogazione di accrediti individuali che ridiano potere d'acquisto e dignità non soltanto ai 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, ma ai 9 milioni anche in povertà relativa, quindi sempre di povertà si sta parlando in ogni caso, ma anche ridare potere d'acquisto e dignità non solo a chi è, diciamo, sotto le soglie definite di povertà, definite come tali, ma anche al ceto medio, perché anche il ceto medio si sta impoverendo sempre di più e risulta fortemente impoverito da decenni di declino. Quindi, iniziativa molto importante, degna di nota, attiva, attivissima, già oggi appunto questo primo sit-in a Bologna e ovviamente noi di Speedy News continueremo a seguire le loro attività
riportarvi quelle che sono appunto le notizie in merito ad eventuali progressi fatti, ma l'obiettivo di questa associazione è appunto chiaro e ve l'ho delineato, spero in maniera altrettanto chiara, in questo video. Quindi, ripeto, seguiremo molto da vicino l'attività di questa associazione e vi aggiorneremo via via che ci saranno risvolti, ci auguriamo tutti positivi. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, un bel like e chi vuole può abbonarsi o sostenerci attraverso le donazioni dei super grazie. Arrivederci a tutti, buona domenica a tutti!